tutti. Questo è un momento veramente molto delicato e difficile per tutti, quasi surreale direi. Inizialmente anch'io ho avuto dei problemi ad accettare questa situazione e anche a capire cosa fosse giusto fare. La cosa più importante in questo momento penso sia accettare questa situazione diversa e trovare uno scopo e degli obiettivi che ci diano la possibilità di andare avanti e di farlo nel migliore dei modi, con la nostra famiglia e cercando di rimanere a casa. Penso che sia veramente la cosa più giusta da fare, metterci tutti una mano sul cuore e aiutare le persone adesso in difficoltà, facendo donazioni, cercando di spronare comunque i nostri amici, i nostri familiari a tenere vivo il nostro morale e a cercare ovviamente di aiutare gli ospedali, i medici che adesso stanno facendo veramente il massimo per aiutarci. E cerchiamo di unirci e l'Italia supererà questo momento. Questo virus non fa sconti a nessuno e tutti noi dobbiamo essere molto attenti. Se non vogliamo farlo per noi stessi, perché magari forse non è molto pericoloso per i più giovani, anche se non sono sicura, facciamolo sicuramente per i nostri cari, per i nostri nonni, per i nostri genitori che ci sono stati vicini quando eravamo piccoli, perciò cerchiamo adesso noi di preservarli e di averne cura. Voglio dire a tutti i miei coetanei comunque di cercare di fare questo sforzo, cercare di fare qualcosa a casa, cerchiamo di trovare un'occupazione che ci renda felice, cerchiamo di non vedere troppo la televisione, non stare troppo attaccati ai nostri telefoni, perché questo non ci aiuterebbe affatto, perciò cerchiamo di fare qualcosa di utile per noi e per chi ci sta accanto. I miei allenamenti continuano. Ovviamente non più in piscina, ma da circa una settimana mi alleno, mi continuo ad allenare un po' in bicicletta, negli ultimi giorni meno, e ho preferito appunto incentrare tutto l'allenamento a casa. E è un allenamento di circa 3 ore, perciò continuo ad allenarmi e gli obiettivi della stagione sono soltanto rinviati. Il mio sogno sportivo sicuramente sono le Olimpiadi. È il sogno ovviamente di tutti gli atleti e spero un giorno di poterlo realizzare. Questa stagione diciamo che era già organizzata nel migliore dei modi e invece è cambiato un po' tutto. Adesso l'obiettivo credo che per ora rimane il mondiale ad ottobre, sperando che da qui ad ottobre la situazione possa migliorare. E la speranza è tantissima, impegniamoci adesso tutti e sicuramente tutto andrà bene presto. Credo che la forza che ci debba far andare avanti, che mi fa andare avanti in questi momenti, come in tanti momenti difficili della mia vita, sia sicuramente la mia passione più grande che è l'apnea, e per questo comunque anche adesso mi sto allenando e ho degli obiettivi comunque a lungo termine, dato che quelli a breve termine sono un po' modificati. Perciò credo che la cosa più importante è tenere accesa la fiamma della passione che abbiamo ognuno dentro di noi e sicuramente supereremo questo momento nel migliore dei modi. Ciao a tutti!